arrivare a momenti. Grazie mille. Buonasera a tutti. Intanto grazie di essere venuti qui, nonostante il tempo non sia stato dei migliori, però sembra ce la faremo comunque. No, l'altro prima, scusa. Allora, mi ha già presentato Elena, sono il presidente dell'associazione culturale, si chiama Cultura Alternativa. Sono un operaio e sono dipendente dell'azienda, si chiama Alenia. Vi leggerò un paio di cose che sono inerenti al tema della serata. Oggi siamo qui in questa piazza innanzitutto per ringraziare gli organizzatori di Rai per una notte, Santoro, FNSI, Lusigrai. Ma siamo soprattutto qui a protestare contro la soppressione dell'informazione e la cancellazione di alcune trasmissioni Rai. Forse non è la fine del mondo, dirà qualcuno, e forse tra un paio di settimane queste trasmissioni riprenderanno. Ma il segnale che vogliamo lanciare da questa piazza ai giornalisti presenti questa sera a Bologna e nel resto d'Italia è questo. Continuate a fare i giornalisti, continuate a fare informazioni, noi non vi abbandoniamo. In questo momento migliaia di altri cittadini italiani lo stanno testimoniando la loro solidarietà ai giornalisti che dicono no al bavaglio dell'informazione e che non si piegano ai diktat del padrone. 20 anni fa, se un giornalista dava fastidio al potere, veniva eliminato, anche perché era più facile lasciarlo solo. Pensiamo ad esempio a Peppino Impastato, Walter Tobagi, Dino Siani, Beppe Fava. La loro storia, le loro battaglie le conosciamo meglio oggi più di allora. Era più facile lasciarli soli. La capacità dell'informazione era più limitata rispetto a oggi. La TV non era importante quanto lo è diventato ora. Con la morte di Falcone e Borsellino qualcosa è cambiato. Attraverso la TV le loro storie sono entrate nelle nostre case. Abbiamo conosciuto le loro battaglie contro la mafia, per la legalità, per una democrazia più giusta, uscendo così dal silenzio e dall'isolamento che fino ad allora c'era intorno a loro. Essi sono diventati pericolosi per il sistema ed andavano eliminati. Ma ormai avevano lasciato il segno nella gente. Dopo la loro morte i cittadini hanno capito l'importanza di non lasciare più soli coloro che ci formano e ci fanno e fanno il loro lavoro con la schiena dritta per consegnarci una democrazia più giusta. Le immagini delle proteste durante i funerali di Falcone e Borsellino hanno risvegliato la coscienza di molti cittadini onesti. Poi sono arrivati i processi televisivi di Mani Pulite e le monetine lanciate in testa a Bettino Craxi. E la classe dirigente ha avuto paura, il suo potere è stato messo in discussione dalla libera informazione. E questa andava fermata, soggiogata, posta sotto il controllo al più presto, proprio come recitava il piano di rinascita democratica della P2. TV e carta stampata andavano zittiti. Ma un'informazione libera ci consente di poter scegliere tra il Grande Fratello o Anno Zero, tra l'Isola dei Famosi e Ballarò. Giornalisti come Saviano, Travaglio, Santoro hanno raggiunto un livello mediatico forte e secondo la logica del potere vanno fermati, ma per fermarli oggi non si possono piazzare le bombe come allora. Quel gesto si torcerebbe contro gli aggressori. Se Saviano venisse ucciso, Scampia probabilmente verrebbe rivoltata in un secondo dalla polizia. Ed allora questi giornalisti vanno prima delegittimati, poi allontanati dalle televisioni ed infine messi in un angolo e dimenticati. Ma oggi il giornalista che vuole rimanere libero ha uno strumento in più per smarcarsi dall'isolamento voluto da questa classe dirigente: internet, la rete. E la trasmissione di questa sera ne è un esempio. Se nel 2002 l'editto bulgaro andò a buon fine, oggi la voce di questi giornalisti liberi sta arrivando nelle case di tutti, principalmente con il web, oltre che attraverso poi i canali TV rimasti liberi come Sky TG24, Current TV, Rai News 24. E noi non possiamo stare fermi a guardare, non possiamo delegare solo a quella poca informazione libera la difesa della nostra libertà e della nostra democrazia. Libera informazione in libero Stato. Senza di essa è dittatura vera. Noi oggi ci stiamo abituando a delegare tutto, dalla scelta dei nostri rappresentanti al Parlamento, attraverso elezioni anticostituzionali dove 5 segretari di partito hanno nominato 1000 parlamentari, ad arrivare alle assemblee di condominio a cui non partecipiamo più.
delegando senza preoccuparcene più di tanto, abbiamo lasciato a pochi altri la possibilità di decisione della nostra vita, dimenticandoci però di chiedere loro nel nome di quale interesse opera le sue scelte. È giunto il momento di agire. Dobbiamo interrogarci se questo è ancora un paese democratico. Quale governo al mondo, se non dispotico, chiude programmi TV ai giornalisti non asserviti al potere? In quale altra democrazia un programma televisivo vive per una sentenza di un giudice? E in quale paese i dirigenti della rete pubblica fanno gli interessi di una TV privata? Viviamo in un paese nel quale il controllore è nominato dal controllato, in un paese in cui le autorità di garanzia tifano e lavorano per l'interesse di chi le ha scelte. Viviamo in una nazione in cui la libertà di stampa e di informazione sta diventando un lusso. Il nostro livello democratico si è assottigliato sempre più e rischia di scivolare verso una nuova dittatura. In una normale democrazia i giornalisti hanno il dovere di controllare l'operato della classe dirigente a cui non abbiamo delegato il compito di governare il paese. E sono loro che devono criticare le decisioni sbagliate e il nostro interesse. Ma questo non può avvenire se questi giornalisti sono agli ordini della classe dirigente o di qualsivoglia potere costituito. Noi oggi siamo qui non solo per guardare Rai per una notte, ma per dire ai giornalisti liberi che siamo con loro, che non li lasceremo mai soli, perché il filo conduttore che ci lega è la difesa della Costituzione italiana. La classe dirigente tenterà in tutti i modi di spegnere la libera informazione, ma deve sapere che dall'altra parte della barricata non ci troverà solo una piccola sacca di resistenza, ma quei giornalisti non ancora asserviti al potere, uniti a migliaia di cittadini onesti. Noi non ci arrenderemo, noi non ci rassegneremo, se ci batteremo insieme alla libertà vinceremo. Grazie.